Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare delle farfalle con crema di pomodorini confit. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 500 g di farfalle, pomodorini datterini, ne sto utilizzando 1 chilo, poi ci serviranno 200 g di pancetta dolce, sale quanto basta, 2 cucchiai di zucchero, una cipolla tagliata finemente, olio extravergine d'oliva. Come prima cosa tagliamo i pomodorini a metà. Dopo aver tagliato tutti i pomodorini, ci possiamo spostare ai fornelli. All'interno di una padella mettiamo un filo di olio. Lo facciamo riscaldare, dopodiché aggiungeremo la cipolla tritata. Faccio rosolare la cipolla, dopodiché inserisco i pomodori. È arrivato il momento di inserire i pomodorini. Aggiungo lo zucchero. E faccio caramellare i pomodorini. Sono trascorsi 15 minuti, ho aggiunto anche nel frattempo il basilico per dare quel sapore in più. Adesso vado a frullare il tutto. Vedete? Dovrà risultare così. Dopo aver inserito i pomodorini all'interno del frullatore, metto il sale. E aggiungo anche un po' di grana padano grattugiato. Così. Adesso frullo il tutto. Questo è quello che dobbiamo ottenere dopo averlo frullato. Lo trasferiamo all'interno della padella. Adesso chiudo con il coperchio e metto da parte e nel frattempo mi occupo della pancetta. Prendiamo una padella, accendiamo la fiamma e la facciamo riscaldare, dopodiché inseriremo la pancetta. Facciamo sudare la pancetta e dopodiché la facciamo diventare croccante. La pancetta è pronta, la possiamo togliere dal fuoco e la mettiamo a scolare su della carta assorbente. Mettiamo sul fuoco una pentola con dell'acqua e la portiamo a bollore per andare a cuocere poi la pasta. L'acqua bolle, la saliamo. E caliamo le farfalle. Le farfalle sono al dente, le scoliamo e le trasferiamo all'interno della padella con il sugo. Ho dovuto prendere una padella più grande perché non ci entrava. Adesso mescoliamo. Aggiungiamo un pochino di acqua di cottura. Adesso aggiungo la pancetta. Me ne lascio un pochino poi per la decorazione. Le farfalle sono pronte, vado ad impiattare. E le mie farfalle con crema, pomodorini confit sono pronte. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.